L'Ipsia si dota oggi di uno strumento importante, di un motore Fire, utile ai ragazzi per esercitarsi. E questa idea è venuta dal professor Giovanni Flori, che ha coinvolto un'importante associazione sul territorio per far dotare la scuola di questo strumento. Tra altre cose, la scuola parteciperà martedì 21 e giovedì 23 e sabato 25 ad una gara di smontaggio e rimontaggio motori presso il centro commerciale degli Orsi di Biella, e quindi ci è sembrato il caso di recuperare un motore a combustione. E abbiamo interpellato l'associazione CNA di Biella, che ci ha dotati, appunto, ci ha voluto dotare gratuitamente di questo motore, che sì, un piccolo gesto che per noi comunque ha un significato importante. È da anni infatti che l'associazione cerca di contribuire, di collaborare con gli istituti professionali, in questo caso con l'Ipsia, e questo per far sì che il rapporto impresa-scuola sia sempre più si solidifichi sempre di più. Per noi è fondamentale avere dei dipendenti preparati, molto preparati, quindi la possibilità di poter contribuire alla loro formazione per noi è una cosa primaria. Siamo qua in attesa delle tante nominate riforme, tra l'altro la buona scuola, in questo caso noi anticipiamo con questo piccolo gesto la riforma. Avere delle professionalità già preparate dalla scuola per l'impresa in questo momento è fondamentale. All'associazione, al CNA, organizziamo in questo periodo diverse visite, quindi ogni settimana una classe sarà coinvolta in una visita organizzata e pianificata in una piccola azienda del territorio biellese. In questo modo i ragazzi potranno approfondire proprio praticamente quello che è il lavoro che viene fatto appunto in un laboratorio artigianale in questo caso. Ringrazio il presidente dell'associazione CNA per averci donato questo motore, ringrazio anche il professor Flori per la sensibilità che mostra verso questo corso e per l'impegno che ci mette per la buona riuscita e la formazione dei ragazzi. Al prossimo maggio dunque, grazie. grazie a voi. All right.